Una festa per raccogliere fondi con l'obiettivo di sostenere le spese mediche della famiglia di una ragusana di 26 anni, gravemente malata, ricoverata a Londra, e l'acquisto di buoni alimentari da destinare a famiglie bisognose. Con questi obiettivi, Club Servizi Blay, Rotary, Lions e Soar Optimist la scorsa estate organizzarono una festa al castello di Donna Fugata. 7.500 gli euro raccolti, un sostegno piccolo ma importante nel settore sociale, provato da tagli agli enti locali che vedono in iniziative come questa una via d'uscita importante. Soddisfatto il sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, che ha presentato questa mattina le iniziative derivanti dalla raccolta fondi dei Club Service. Hanno raccolto circa quasi 8.000 euro, 7.500 mi pare con l'esattezza, che poi andranno a finire nei servizi sociali del comune di Ragusa. Avete risolto i problemi del comune? Ovviamente no. Avete risolto i problemi dei più bisognosi? Sicuramente no, però è un segnale importante che i Club Service, il Rotary, il Lions, la Soroptimist abbiano pensato ad un'iniziativa per aiutare il comune. Mi pare che sia un segnale che molti oggi dovrebbero comprendere. Il comune va anche aiutato, non va visto più come quel pozzo da dove attingere tutti, forse oggi va visto anche come quel pozzo dove chi ha la possibilità un po' di acqua la deve aggiungere.